ancora una volta il Museo del Genoa ha fatto centro. Giovanni Villani e Franco Abrile, assieme a Bruno Lanteri e Stefano Massa del Comitato Storico Scientifico, sabato 4 dicembre sono riusciti a portare al Porto Antico, al Tempio della Storia Rossoblù, il grande Franco Rivara, capitano genuano negli anni 60 e ricordato da tanti tifosi come il Tigre di Roncoscrivia. Franco Rivara era accompagnato dalla moglie Giuliana, dalla figlia Annalisa, dai nipoti Giulia e Nicolò ed altri parenti. Quando è entrato al Museo della Storia Rossoblù non ha nascosto una certa emozione. Il grande capitano, oggi 81 primavere, splendidamente portate, con la grinta e lo spirito di un ragazzino, in carriera ha totalizzato complessivamente 74 presenze, 4 reti in Serie A e 181 presenze e 11 reti in Serie B, tutte con la maglia del Grifone. Ha visitato tutti i vari settori del museo, con Giovanni Villani e Bruno Lanteri, perfetti padroni di casa nel presentare i tanti scimeli della storia genuana. Rivara ha rivisto le figurine Panini di allora, lui con i compagni Derlin, Pantaleoni, Bean, Colombo, il portiere da Pozzo, il grandissimo Gigino Meroni. Gigi Meroni è sicuramente il più forte calciatore che ho conosciuto, ha detto Rivara a microfoni spenti. Giocava bene a tutto, anche a biliardo, a bocce. Era un talento naturale. Sentiamolo ai nostri microfoni. Bene, siamo al Museo del Genoa, la storia del Genoa, con un uomo che ha fatto la storia del Genoa. Franco Rivara qui in questa giornata. Emozionato anche forse? Sì, molto, molto emozionato, perché poi rivedere queste cose, vedere questi giocatori che abbiamo vissuto, la storia del Genoa, fa sì, un po' di emozione la mette sempre. Ecco, allora, Franco Rivara, capitano in quella squadra che tra l'altro ha stabilito il famoso record con Mario Del Pozzo, 791 minuti. Il primo contatto col Genoa, quando era piccolino, qual è stato? Io ho fatto tutto il settore giovanile, perciò tutto il settore giovanile, dai pulcini a poi riserve, poi prima squadra, perciò no. Ecco, ma lei abitava a Ronco, tuttora abita a Ronco. Chi è stato che l'ha trovata a Ronco? Ma io, c'era uno lì che si interessava di calcio, mi ha mandato a fare una prova. C'era l'allenatore Boni Lauri. Boni Lauri. Mi ha mandato a fare questa prova, poi sono rimasto lì, poi si andava a Cornigliano addirittura. E poi da Cornigliano poi pian piano sono andato avanti. Ecco, Rivara è ricordato anche per un bello, clamoroso gol alla Sampdoria. Sì. Uno particolare, quello da lontano, da 30 metri. Vabbè. Vede la mia segretaria, mia moglie. Ci ricordi un po' il gol da 30 metri? Com'è? Ma guardi, il gol, uno so che, forse eravamo in Serie B, ho tirato, io quando arrivavo al limite dell'area più o meno mi dicevano, tira. Più o meno la porta è là, tira, e io tiravo, e una volta mi è andata bene con la Sampdoria. Quello invece che avevo fatto subito dopo la metà campo, mi sono trovato in mezzo a due giocatori, io per liberare, per non prendere il contropiede, ho calciato, ho preso una gran botta, mi sono trovato per terra, a un certo punto mi sono ho fatto gol e infatti è venuto fuori il gol, perché i derby si vincono anche così. Certamente, l'importante è vincere. L'importante è vincerli poi. Ecco, con i compagni di allora, ancora dei contatti? Ma direi di no, perché noi, difficile trovarsi, che i miei compagni di allora sono tutti che abitano distante, perciò anche loro trovano un po' difficoltà a venire qua, io trovo difficoltà ad andare là, perciò ci troviamo, ci sentiamo a volte, per esempio con Da Pozzo ogni tanto ci sentiamo. Ma in campo lei Da Pozzo vi bisticciavate oppure no ogni tanto? Ma no, con Da Pozzo era uno che dirigeva effettivamente la squadra. Ah, con senta un attimo, il calcio di oggi, il Genoa di oggi, come lo vede? Ma il calcio è cambiato. Adesso è cambiato perché, a parte che è difficile seguirlo, perché oggi ha una squadra, 6 mesi dopo un'altra. Domani ce n'è un'altra. Ma molto ovviamente già anche allora succedeva che i giocatori più bravi il Genoa li vendeva, perché
ritornando al discorso di Meroni, parte l'allenatore e dice: l'unico giocatore che non mi dovete vendere è Meroni. E l'ha venduto, sì. Il primo giocatore che ha venduto, Meroni. E allora vede che non è cambiato niente. Oltretutto, per quel discorso lì abbiamo perso anche l'allenatore, perché l'allenatore ha fatto di tutto per non, invece ha avuto un incidente. Ecco, allora un saluto agli sportivi genovesi, in particolare direi ai genuani. Il microfono è suo, dica quello che vuole. Ma io dico ai tifosi, genuani e a tutti i tifosi che amano il calcio, dico, va benissimo, auguri a tutti e bravi di essere sempre, di tenere sempre lì concentrati per la nostra squadra. Però l'importante è che facciano dello sport. L'importante, io difatti dico sempre ai miei nipoti, lo sport è una cosa che bisogna farlo, o bisogna, perlomeno deve sentirsi fare, che poi sia tennis, che sia calcio, calcio è più, per esempio i miei nipoti giocano a tennis, chi fa nuoto, il calcio bisogna essere un po' quindi, portati per ecco, l'appello di questo grande capitano del Genova è: fate sport, comunque fate sport. Ma l'importante è lo sport, fa sempre bene. Ok, grazie mille. Prego, prego. Quindi si è passati all'ormai tradizionale momento della firma delle figurine e degli immancabili autografi. Infine, Giovanni Villani, a nome del museo e dell'intera Gradinata Nord, gli ha consegnato la maglia numero 6, con sulle spalle il suo nome, Rivara. Si è trattato di un altro momento veramente emozionante. Il tigre di Ronco è ancora lui, con la sua grande simpatia ed il cuore tutto, ma proprio tutto, rossoblù. Arrivederci, grande campione!